Sono finalmente giunto al momento più cruciale di questo video, quindi adesso posso tranquillamente loggarmi finalmente nel mio Kickstarter e confermare la ricezione del nostro ZX Spectrum Next. Mi loggo, ecco fatto, e posso andare nel mio Kickstarter dello ZX Spectrum Next Issue 2. Una volta all'interno confermo la ricezione, eccolo qui, e finalmente posso anche lasciare un feedback positivo per aver finalmente, dopo 3 anni, dopo tutta questa lunga storia, ricevuto il mio nuovo ZX Spectrum Next. Vi ricordo che nella parte sottostante del Kickstarter, chi volesse può seguire i 40 aggiornamenti che si sono susseguiti durante l'arco degli ultimi 3 anni per poter riassumere velocemente tutta la storia, tutte le peripezie che appunto ci ha raccontato anche Enrique nella nostra intervista. Andiamo ad esplorare le campagne Kickstarter dello ZX Spectrum Next, quindi quando effettivamente nacquero. La prima la vediamo qui archiviata e si chiama semplicemente ZX Spectrum Next, The ZX Spectrum Reborn, A New Machine. Andiamo a cliccare dentro e vediamo che il progetto fu lanciato nel 2017 con una richiesta di raccolta di fondi iniziale di 250.000 sterline, quindi non pochi soldi, che si concluse sorprendentemente però con la raccolta di 723.000 sterline, quindi stiamo parlando del triplo rispetto alle aspettative. E il progetto prevedeva 2 configurazioni, la motherboard, just motherboard in modalità singola, quindi chi voleva acquistare soltanto la motherboard del Next a 99 sterline, o lo Spectrum Next normale, quindi con la tastiera a 175 sterline, e lo Spectrum Next Plus, che appunto conteneva appunto il real-time clock e il wifi aggiunto, a 215. Poi la versione accelerated, che conteneva anche il Raspberry Pi 0 appunto per l'accelerazione grafica di cui abbiamo parlato prima, che costava 230. Oppure era possibile acquistare un bundle o più bundle per cifre superiori, o lo Spectrum Next numero 0, quindi il primo in assoluto, per la mostruosa cifra di 5.000 sterline, più altre feature tipo la cena con gli sviluppatori e tante altre cose. Non so se qualcuno poi abbia effettivamente... Chiaramente la richiesta fu abbastanza goliardica, non a caso ha riscosso 0 sostenitori. Comunque, tra le varie opzioni, appunto lo Spectrum Next con il joystick, lo Spectrum con il gioco di Jim Bagley, eccetera, eccetera, nonostante tutte queste varie opzioni disponibili, si arrivò alla fantastica cifra appunto di 723.390 sterline per 3.113 sostenitori, backers, tra cui il sottoscritto. Nonostante però questo incredibile successo, a causa dei costi di produzione mal calcolati e di una errata fiscalizzazione, divenne purtroppo svantaggioso per gli sviluppatori. Inizialmente il progetto prevedeva l'uso di un chip Z80 originale, ma venne appunto modificato, come abbiamo visto, in favore di una FPGA, la Spartan 16 della Xilinx, che vediamo qui in foto. In questo modo era possibile, come dicevamo, appunto incorporare le altre funzioni grafiche, come ad esempio la ULA Plus, il computer sotto forma di scheda madre venne consegnato ai finanziatori soltanto nel marzo del 2020, in piena pandemia, quindi questo progetto richiese effettivamente 3 anni per poter essere sviluppato, preparato, costruito e spedito. Ma nello stesso periodo le richieste aumentarono di molto, e tanto che appunto lo Spectrum Next nei siti di aste tipo eBay raggiungeva cifre fantasmagoriche, oltre i 1500 pound per la singola macchina. Si decise quindi di creare un Kickstarter 2, che è quello a cui ho poi partecipato anche in questo caso, eccolo qui, con una richiesta iniziale di fondi di circa 600.000 sterline, e si arrivò incredibilmente alla raccolta di 1.847.106 sterline per nuovi 5.236 sostenitori, sempre me incluso. In questo caso
le opzioni erano diverse. Avevamo la versione Plus, questa volta portata a 300 sterline, lo Spectrum Next Plus doppio pacchetto per 590 sterline, la versione Accelerated doppio pacchetto o la mia, che in questo caso è la versione Accelerated Standard a 325 sterline. In questo modo coprivano anche le spese fiscali relative appunto a questo tipo di campagna. E mano a mano che il pledging, quindi mano a mano che le offerte e le richieste aumentavano, venivano aperte nuove opzioni gratuitamente aggiunte alla campagna dello Spectrum Next. Questo ne ha decretato facilmente anche il successo, con il fatto che più erano gli acquirenti, più erano le possibilità di investire soldi in sviluppi supplementari proprio per questo tipo di macchina. Infatti vediamo diverse add-on rispetto alla precedente Kickstarter 1, tra cui una scatola migliorata, l'aggiunta di tantissimo software, tantissimi giochi supplementari, eccetera eccetera. Per leggere poi tutta la vicissitudine, adesso partiamo dall'inizio, dalla campagna vera e propria, andando a partire proprio dagli update, quindi partendo dall'inizio, per scoprire cosa accadde all'interno di questo progetto, perché effettivamente è successo di tutto ed è divertente adesso raccontarla, non mentre ci si trovava in mezzo. Ne abbiamo parlato anche con Enrique riguardo questo aspetto. Andiamo quindi ad ascoltare prima le parole di Enrique e poi leggiamo la storia completamente, perché è veramente molto divertente. I wrote about the Spectrum Next, you know, an entire part in my book about you, and especially spoken with Victor about the born of the idea and all the things about the transforming from the original project TK95, moving the ideas to the next level. So I saw you on a video where you were speaking about the idea behind the parallel universe, so where Sinclair is still alive and kicking. So this is the main idea you got? Yeah, it is. Back in the day, I didn't have an option when I kind of exhausted what the Spectrum could do. I think I am not alone. A lot of people migrated to the likes of Atari ST, Amiga, and PC, right? There was no Sinclair option at the time. Of course, the QL was meant to fill that gap, but it fell short of doing so. And the Plus 2 and Plus 3 brought not much else, right? These drives, and that's about it. So I always had this in my head, and what would this alternate reality in which Sinclair was around, and what a computer, a 16 or more advanced version of the Spectrum would be like. Yeah. Partiamo da agosto 2020, quando appunto fu lanciata questa campagna. Enrique, come vedremo, poi sarà costantemente personaggio di riferimento per tutto ciò che accadde durante il periodo, ma è divertente leggerlo ora. Quindi andiamo a vedere come in un solo mese, quindi già ad agosto 2012, fu raggiunto subito il quorum atto per poter creare il nuovo Kickstarter, quindi il fondo necessario per iniziare la produzione. Per cui quello che viene definito stretch goals inizia il suo percorso, e lo Spectrum Next, già invece di essere fornito con un solo mega di RAM, viene fornito adesso, quindi già dopo un mese, con 2 mega di RAM, oltre alla nuova versione di Beggars in the Space di Jim Bagley, che già viene aggiunto all'interno del Next. Quindi 2 stretch goals vengono raggiunti subito appena viene lanciata la campagna di Kickstarter. Il 15 agosto, quindi soltanto dopo 3 giorni, si arriva alla raccolta di 1 milione di sterline, oltre ogni aspettativa possibile, il che rende facilmente accessibile la possibilità di avere altri stretch goals, come ad esempio l'aggiunta del Next PI, che ora supporta anche il MIDI playback, il text-to-speech e tantissime altre funzioni supplementari, oltre all'aggiunta di 2 nuovi giochi, che sono Rusty Pixels e Night Night. Il 17 agosto si supera il 1 milione di soldi raccolti, e quindi qui entriamo nel Double Trouble Stretched. Quindi in questo caso, oltre a tutto ciò che è stato aggiunto fino a questo momento, vengono aggiunti una copia di Rusty Pixel con la funzione doppio player
e la modifica dell'alimentatore. Infatti, con la raggiunta di 1.200.000 sterline, il nostro alimentatore diventa un inline power switch con appunto gli accessori brandizzati e l'aspetto appunto molto più in linea con lo Spectrum Next rispetto all'alimentatore standard che abbiamo visto nella prima campagna. Nel mese di settembre, come vediamo, oltre al super, si arriva all'incredibile cifra di 1,5 milioni di sterline e l'aggiunta, come vediamo questa volta, di un altro incredibile gioco famosissimo nello ZX Spectrum, è portato nuovamente sullo ZX Spectrum Next. Sto parlando di Edge Over Hills, che è uno dei giochi più belli che siano mai stati realizzati, ed è ora presente ovviamente nella versione Kickstarter 2 dentro la SD card. E ha dato modo agli sviluppatori di poter appunto pagare John Ritman per la programmazione di questa nuova avventura. E anche l'aggiunta di un piccolo switch che viene messo tra l'alimentatore e lo Spectrum Next per poter appunto accendere e spegnere il Next. Quindi ogni piccolo stretch goals aggiunge, come vediamo, feature a quello che abbiamo trovato adesso nella scatola. Anche la realizzazione di un nuovo gioco di football game, quindi un soccer, verrà presto preparato anche grazie a questo traguardo. Questo garantisce, come vediamo, Beggar in the Space, The Tour Edition, il gioco di calcio per due giocatori e Edge Over Hills per la versione Next. Nel frattempo, come vediamo, anche i primi tutorial di Next Basic e nuovi giochi vengono preparati proprio per il successo che il Next stava riscuotendo in questo tipo di campagna, cosa che non si era ancora vista, come dicevo, in altre piattaforme. Arriviamo così a 10 settembre, quindi soltanto qualche giorno dopo, e la cifra raggiunta diventa di 1.843.000 sterline. Un successo enorme perché si è superata di parecchio anche la capacità di sopportare la produzione di questa nuova macchina, arrivando appunto a 5.200 membri, quindi sostenitori di questa comunità. Questo stretch goals ha permesso poi di poter stampare, come vediamo, la SD card, mentre quella piccolina non verrà poi stampata, ma lasciata appunto in bianco. Tutto stava andando a gonfie vele e filava liscio fino al 30 settembre del 2020, dove appunto veniva comunicata la realizzazione di Edge Over Hills, la versione rivisitata della scheda madre, la 2C, la modifica del componente del modulo Wi-Fi, alcune piccole altre modifiche sull'uscita HDMI, l'uscita del gioco Next Shift, scaricabile poi dal sito di Santim. Da questo sito poi possiamo scaricare altri giochi gratuiti per il nostro ZX Spectrum Next. La versione scaricabile di Jetpack RX modificata da Alan Turvey e altre novità. E altri giochi, appunto Flappy Bird, altri giochi che vengono nel frattempo sviluppati e proposti al pubblico di ZX Spectrum Next. Nel novembre del 2020 viene presentata la nuova scheda madre, quindi la 2C, che vediamo qui in foto con appunto alcune correzioni, il power switch che dicevamo brandizzato, come vediamo per il nostro Sinclair Next, e la produzione di giochi supplementari, come vediamo arriva Bikers della Cavern e altri freeware, fino all'arrivo di NextDAW. Siamo nel novembre 2020 e viene annunciata appunto la nuova motherboard 2C, questa volta con dei piccoli update a livello di condensatori che appunto creavano qualche problema nella release precedente, quindi piccoli aggiustamenti prima di vedere i grossi cambiamenti che verranno fatti nei mesi successivi, e vengono di fatto mostrati gli stretch goals. Il primo è i 2 mega di RAM, che sono ovviamente pensati per tutte le motherboard che sono state preparate o che verranno preparate in questo caso, e viene mostrato il primo add-on, in questo caso lo switch marcato Sinclair con la serigrafia anteriore. In realtà quello che riceveremo non avrà la scritta Sinclair sul retro, e la serigrafia sulle SD card, bellissima tra l'altro, che troviamo appunto nella confezione del nostro Kickstarter. Alcuni dei Kickstarter 1 vengono messi in vendita, quindi qualche rimanenza viene messa in vendita sullo shop e finisce ovviamente rapidamente perché le cifre erano salite moltissimo in asta, come appunto accade oggi.
e viene spostato tutto il contenuto dello Spectrum Next Games Portal, che non esiste più, all'interno del sito di specnext.com. Infatti qui troviamo la directory con tutti i giochi disponibili e rilasciati per lo ZX Spectrum Next. Un bel punto di riferimento per chi appunto ama giocare. Iniziano le lezioni di coding grazie a Jim Bagley, appunto, perché in quel momento eravamo tutti chiusi in casa, quindi si preparava un grosso lavoro di lezioni gratuite, che vi consiglio di guardare e di iscrivervi al canale di Jim. Quindi cliccate sopra il canale e iscrivetevi con il pulsante qui in alto. Ritrovate poi un'intervista di Jim all'interno del mio libro. Sotto la sua produzione con la Rusty Pixels, quindi Bags in the Space, Tivarian e Warhawk. Viene rilasciato Bikers, il primo gioco di corsa in moto, molto molto simile a Super and Gone. Vi consiglio di acquistarlo, e alcuni giochi classici appunto scaricabili come appunto Pac-Man e Space Invaders. E finalmente l'arrivo della NextDAW, ossia un software di registrazione e composizione musicale per lo Spectrum Next. DAW sta per Digital Audio Workstation ed è uno dei software veramente divertenti, in grado di sfruttare tutti e nuovi i canali del CPI, compresi i filtri e tutto il resto. È sicuramente... Arriviamo all'update di Natale del 2020. In questo caso si procede alla cremente, quindi con i test della scheda, e viene annunciato il sito di Wonderful Dizzy, che possiamo appunto raggiungere dal link qui sotto, wolfolk.com, dove potete scaricare Wonderful Dizzy gratuito per lo Spectrum 128K. Possiamo giocarlo online o scaricarlo direttamente e caricarlo nel Next in emulazione 128, appunto. Viene mostrato l'alimentatore serigrafato, non arriverà in questo modo, la serigrafia sarà molto più bella di quella che vediamo qui in foto, però comunque si procedeva sui test anche di accessori che non sono mai usciti, come ad esempio il dust cover che vediamo qua ed è bellissimo, sarebbe bello poterlo avere, oltre alle revisioni, come dicevo, della motherboard 2C. Proseguono le lezioni con Jim Bagley e viene anche preparato il Next Basic come plugin del software Visual Studio per poter programmare direttamente sul nostro computer, oltre a un Internet Explorer appositamente denominato Next Explorer, scaricabile da questo sito, quindi da GitHub. Per scaricarlo vi ricordo sempre o di cliccare sullo zip o di cercare appunto il file zip o la versione, la nuova release in questo caso, che non è stata ancora rilasciata, per arrivare infine al gennaio 2021. E come vediamo già gli update cominciano a diradarsi, perché a mio avviso Enrique aveva già subodorato alcuni problemi che si sarebbero verificati in seguito. Infatti qui vengono annunciati soltanto software, in questo caso il Next Work che troviamo nella card, e la lavorazione, quindi la messa in produzione di The Way of the Exploding Fist per lo Spectrum Next, che vi ricordo è un derivato della grafica per Amiga che non è mai stata rilasciata. Quindi troviamo un'incarnazione di un software pensato per Amiga direttamente nel nostro Next. Viene rilasciato anche Delta Shadow, purtroppo poi tutti i programmatori russi verranno bannati da internet e non sarà più possibile acquistarli o giocare con questi fantastici giochi preparati appunto dalla Sinclair di Alexander Udotov, soprannominato Sanchez, lo ritroviamo nei software. Un peccato, perché grandissime produzioni sono uscite proprio dalle mani dei programmatori russi, che al momento, come vediamo, anche il video non è più disponibile, quindi non possiamo più procedere all'acquisto di questi software. Le motherboard 2C proseguono nello sviluppo, come vediamo, e sembrano pronte per essere sfornate, come descrive Olivier. Nuovo aggiornamento del Next Explorer e presentazione di Xenobrigate. Qui troviamo appunto una preview del video di Xenobrigate, che è ancora acquistabile in forma fisica direttamente dal sito di Bitmap Software. La versione fisica costa 17 sterline ed è fuori produzione, oppure se vogliamo la digital release costa 8 sterline ed è acquistabile direttamente da questo sito. Anche Lee Orr Production presenta il proprio Speed, un gioco di strategia molto divertente.
è acquistabile anche in questo caso nelle versioni digital scaricabile, perché appunto, o versione fisica 18 sterline per chi vuole avere il DVD, la scheda SD direttamente nella confezione. Nuovi aggiornamenti del Next Core e del firmware, in questo caso per ospitare i prossimi componenti che vedremo più avanti, e correzione dell'architettura dello Z80 interno, come vediamo anche l'aggiunta del counter timer circuit, mentre proseguono appunto le lezioni di Jim Bagley. In questo caso arriveremo anche a un problema che si presenterà più avanti, che è il Brexit, appunto l'uscita dall'Unione Europea del Regno Unito, e questo comporterà anche poi uno shifting anche nelle spedizioni e ovviamente la decisione di spedire tutti i prossimi Next nel 2023 direttamente dalla Cina, per non passare appunto dalla Inghilterra e quindi aggiungere nuove tasse di importazione. A febbraio vediamo la prima uscita della motherboard 2D, in questo caso quindi un'evoluzione della 2C, dove trovano posto nuovi appunto componenti hardware, quindi alcuni fix di cui parlavamo prima. Queste sono le schede appunto da test, che verranno poi utilizzate per i test in maniera più approfondita, e ovviamente sia Allen che Gary dovranno provvedere alla riscrittura del core per poter implementare tutti gli aggiornamenti. Vedremo Mars Mare, questo è uno dei giochi più belli in assoluto dello ZX Spectrum classico 128K. Doveva essere preparata anche una versione per il Next che non è mai stata rilasciata. Questa è soltanto il demo disponibile, ed è un gioco intero, soltanto il demo. Vi consiglio di scaricarlo e provarlo perché è fantastico. Purtroppo tutti i programmatori russi sono stati bannati da internet occidentale, quindi non abbiamo più modo di accedere né agli sviluppi né ai software che loro stavano preparando, e sono veramente di altissima qualità. Un vero peccato. Una perdita enorme per la community dello Spectrum, in questo caso Space Plant Next Basic e i progressi di Exploding Fist, mentre viene annunciato anche sempre da Wasp Team il Target Renegade, non ancora rilasciato, ma vediamo qui una preview veramente molto interessante. Q-Dragon The Next Generation è un RPG game sviluppato sempre in Basic, proprio per mostrare la potenza di questo nuovo Basic, come vediamo qui sotto, oltre agli appuntamenti appunto mensili con Jim e il coding del Next. Proseguiamo, arriviamo fino ad aprile 2021. In questo caso saltiamo direttamente 3 mesi. Si parla ancora di test, quindi come vediamo le motherboard sono ancora in fase di test, quindi secondo me Enrique aveva già subodorato grossi problemi all'orizzonte, ma che mascherava abbastanza bene. Qui parlano appunto di testing e riscrittura per migliorare, quindi un next a better machine, una macchina migliorata nelle prossime release. Come vediamo, tanti componenti sono stati testati a fondo, e un piccolo redesign anche della parte interna del molding per poter ospitare la nuova scheda, e quindi nuovi componenti che sono stati aggiunti e modificati. Viene preparato il Next ZX DB Search, che appunto fa parte del Next Best Network di David Safier, una connessione diretta a un archivio di 80 GB per poter appunto scaricare direttamente i file all'interno del Next. Purtroppo non è più disponibile per il download, come vediamo. E l'evoluzione del Next Explorer, questa volta lo 0.3 di Mark Williams, prodotto da Nirash, e che troviamo appunto scaricabile. Questa volta è ancora scaricabile, eccolo qui, nella versione appunto 0.3. Vedremo poi in altri video come utilizzare questi software. Proseguono le lezioni di Jim, questa volta appuntamento parte 15. Vi consiglio come al solito di iscrivervi al suo canale, e l'arrivo inaspettato di Gamebook Adventure Reader di Thorsten Schoeps, che ha messo insieme appunto tutto ciò che riguarda appunto l'Adventure Book Series di Steve Meretsky, e che furono rilasciate dalla Infocom come Zork 1 e 2, questa volta scaricabile direttamente dal sito di itch.io. Il Gamebook Adventure Reader è gratuito, come vediamo, possiamo scaricarlo e diciamo esplorarlo in maniera free. Up è un altro software, un altro gioco scritto completamente in Basic, quindi per mostrare la potenza del Next Basic, e vediamo anche un demo di Dream World Poggi, che troviamo poi all'interno
del nostro Kickstarter 2 nella card, sempre dal Wasp Team, oppure possiamo scaricare direttamente dal sito di SpecNext, come vediamo. Infine Rick Lamb della PaddyCAD propone Pants, che ancora non è stato rilasciato, un gioco isometrico appunto per lo Spectrum, oltre chiaramente agli sviluppi e preparazione di Exploding Fist, che sarà proprio un super must del Next nei mesi successivi. L'altro update arriva da aprile a giugno, quindi anche qui, come dice Enrique, un big update, production latest part issue games, eccetera. Qui c'è un aggiornamento molto importante che riguarda appunto tutte le schede che sono state ridisegnate e fanno parte appunto di un batch pronto per poter testare altri componenti che poi ovviamente non verranno aggiunti, ma come vediamo c'è un continuo testing anche di altri circuiti, come ad esempio una striscia LED e tanti altri tweak da poter aggiungere direttamente alla motherboard del Next. Ma iniziavano a subodorare grossi problemi, in particolar modo il parts shortage worldwide. Questo è stato un effetto clamoroso della pandemia, dove appunto tutte le aziende cinesi che sono state costrette a fermarsi durante la pandemia hanno esaurito velocemente tutte le scorte di magazzino di tutti i componenti elettronici. In quel momento era difficilissimo reperire anche un singolo condensatore e purtroppo, per mancanza di onestà da parte degli imprenditori cinesi, sono stati messi sul mercato tantissimi scarti, soprattutto di chip, di componenti di vario tipo. La maggior parte, diciamo, di ciò che veniva scartato e buttato è stato invece venduto senza scrupoli. Infatti loro si accorsero sia della mancanza del Raspberry Pi 0, che raggiunse cifre anche superiori allo ZX Spectrum Next stesso, quindi inacquistabili, e che mettevano a rischio tutte le versioni accelerated, oltre appunto al problema delle flash memory cards false o i chip falsi che venivano appunto rilasciati. Quindi, avendo un margine di fallimento enorme, cominciavano i problemi anche nella fase produttiva, che metteva appunto a rischio tutta la spedizione e il confezionamento dei computers. Se fossero arrivati Spectrum Next guasti, sarebbe stato un disastro totale sia per il progetto sia per i finanziamenti. Furono aggiornati anche i moduli Wi-Fi, questa volta l'ESP8266, che comunque comportarono anche altri aggiornamenti e nuovi test, ma furono assicurate questa volta, per fortuna, già tutte le alimentazioni, i power switch e le SD card, quindi messe da parte e pronte per la produzione. Il problema grosso erano proprio le motherboard. Come vediamo qui, altri test RFCE per poter importare in Europa le motherboard con gli aggiornamenti anche del Wi-Fi, oltre ovviamente l'HDMI, eccetera, eccetera, che costrinse comunque alla richiesta della produzione di un nuovo batch di motherboard da testare. Quindi anche questa volta la 2C e la 2D subirono ulteriori cambiamenti dovuti proprio allo shortage di cui sopra, e chiaramente dovevano passare tutti i test, quindi furono riprogettate ancora e rientravano in una nuova fase di testing. In questo momento poi si decise anche di riscrivere, quindi di ridisegnare il circuito dello speaker da poter appunto utilizzare con il Next. Vi ricordo che va aggiunto lo speaker internamente al connettore J3, quindi non è presente nel Next. Questo comportò ovviamente anche un ridisegno del Next OS e un nuovo aggiornamento del firmware e del core della macchina. Come vediamo, gli aggiornamenti sono stati tantissimi, sono stati aggiunti i basic dello Z80 e ZX81, oltre ad altri setting sul keyboard, insomma un grossissimo aggiornamento anche del sistema. Tutti questi ritardi non furono vani, perché comunque tutta la parte software venne costantemente aggiornata e sistemata dal team di sviluppo, un team fantastico devo dire. In quel caso Gheorghi Zombatli fu uno degli sviluppatori più importanti proprio in questa fase, oltre appunto all'aggiunta, come vediamo, del BBC Basic, che fu portato sul Next. Odin invece, infine, l'ambiente di lavoro Assembler di Matt Davis, utilizzato da Jim Bagley, ed è possibile scaricarlo sempre dal Next Tools, che vediamo qui, per poter essere utilizzato all'interno, per programmare direttamente dal Next, come vediamo, 80 colonne, fantastico.
Lo ZXDB Search and Downloader Update, quindi in questo caso vengono aggiunti nuove modifiche al DB, allo ZX Database di qui sopra, che abbiamo già descritto, ed è appunto sempre un grande grazie a Remy Sharp per il lavoro che siete disponibili, anche il download in questo caso dal Next HTTP, come vediamo, possiamo scaricarlo direttamente da qui. E finalmente assistiamo al rilascio della versione fisica di Bikers, una super hang-on molto molto bello, come vediamo. Bagger in the Space subisce un aggiornamento, troviamo Bagger in the Space The Tour infatti all'interno della Kickstarter 2 della card, oltre all'aggiornamento anche di T-Varian, sempre del team di Jim Buckley, quindi di Rusty Pixels. Hibernated One invece è un'avventura testuale veramente veramente molto bella, disponibile al download direttamente dal sito di Paddle. In questo caso possiamo scaricarlo offrendo 4 euro, che secondo me è una cosa che va fatta per aiutare gli sviluppatori a continuare lo sviluppo di nuovi software e nuovi giochi, oppure prenderlo gratuitamente con no thanks, just take me to the download. Il mio consiglio è quello di supportare gli sviluppatori proprio per poter assistere a nuove release. I prezzi sono ovviamente iper abbordabili, a meno che non vogliamo acquistare la versione fisica, che spesso costa sulle 17 sterline proprio per il packaging e la SD card interna. Stesso discorso per Wonderland, un'avventura testuale, sempre con più di 100 immagini, scaricabile qui da GitHub. Oppure dal Magnetic Scroll. Qui abbiamo la storia del Wonderland che fu rilasciato per IBM PC, Atari ST e Amiga. A questo momento è disponibile anche direttamente su Next. Gli aggiornamenti poi seguivano anche un filo logico, ovviamente su YouTube, quindi anche attraverso il canale YouTube, appunto, troviamo tutti gli aggiornamenti sul Next. Quello che sto spiegando io in italiano, ma lo troviamo anche in inglese, come vediamo le preview di Doom, Exploding Fist e altri giochi di Zosia, in questo caso per il 128K, e delle piccole preview che non sono state ancora rilasciate di altri giochi, come appunto il Next Launcher che vedremo più avanti. Oltre all'invito di poter seguire il Facebook Group ufficiale, che troviamo qui, ZX Spectrum Next, a cui vi invito ad iscrivervi per poter seguire gli aggiornamenti e anche i tutorial dei vari utenti, veramente molto bello, per arrivare così a agosto 2021. Nell'agosto 2021 si inizia ad intravedere i primi problemi, anche se Righe cerca di mascherarli veramente molto bene. In questo caso vediamo un disegno e integrazione delle nuove schede Wi-Fi. Questo è un modello ovviamente 3D, non una foto del motherboard ufficiale. Per i lunghi test di emissioni, come dicevo, del Wi-Fi, in modo da poter eliminare il più possibile i rumori e i noises che si introducevano poi appunto nell'alimentazione dell'HDMI. Il component shortage prosegue, quindi i problemi, come vediamo, continuano. Questa volta Enrique assicura di aver avuto un backup dell'FPGA, quindi di avere l'FPGA da parte. Ancora non sa cosa lo aspetterà, e quindi conta di poter soddisfare almeno le prime richieste e poter poi acquistare le altre successivamente per poter continuare e finire la produzione. Ovviamente questo era difficile da poter assicurare, appunto perché lo spot price era troppo diverso, e come vedremo gli aumenti da 10 al 25% rendevano impossibile costruire il Next in quelle condizioni. Rimangono quindi fermi in attesa di un cambiamento della situazione, quindi del manufacturer che fa appunto i chip, non sapendo, ovviamente non sono stati neanche avvertiti dalla Xilinx, che fu assorbita, come vedremo, dalla AMD. Quindi tutti i clienti non seppero assolutamente nulla fino al giorno dell'acquisizione. In quel momento avevano già anche ordinato e acquistato i tasti, quindi le tastiere da poter assemblare poi successivamente nel molding, le SD card per gli acceleratori del Next, le SD card appunto stampate, gli sleeves, le keyboards e gli alimentatori. Questo era già tutto pronto per poter passare alla fase di assemblaggio, quindi parte del progetto era già stato acquistato e pronto e messo da parte. Anche in quel momento trovarono alcuni piccoli problemi di molding, come vediamo, soprattutto vicino alle parti diciamo
delle viti, quindi questo poi non sa ancora Enrique dove lo porterà, ma non riuscirono a sistemare il problema, dovettero poi cambiare fornitore, come vedremo. E lui giustamente dice come coordinare un'orchestra dove tutti suonano la propria parte e quindi è difficile mettere tutto insieme. Nel frattempo vengono aggiunte le nuove feature al NextOS, che come vediamo in alto mostra altre informazioni, la possibilità di sorting names, l'incremental search, l'optional listing directories prima dei file, l'optional hiding .. special directories per poter tornare appunto indietro poi nella navigazione della card. Viene presentato il Next Seed, appunto un software per il play dei file del Seed, quello del Commodore 64, quindi è un player per poter utilizzare i file Seed e AY, quindi sia quelli per il Commodore sia quelli per l'Atari ST, mentre Xeno Brigade arriva alla physical release, quindi possiamo non più acquistarlo fisicamente perché è terminato, ma possiamo acquistare la versione digitale di questo bellissimo gioco. Troviamo una sorta di pseudo Tetris e Marble Squared, scaricabile questa volta da Itch.io, da itch.io. in questo caso possiamo offrire un prezzo o scaricare liberamente il software, quindi offriamo 3 sterline per poter utilizzare anche il Marble, mentre viene annunciato anche il Get Out, quindi una sorta di 3D maze dello ZX81 ispirato ovviamente, e che aprirà poi probabilmente le porte a giochi più complessi. Passiamo infine all'aggiornamento di ottobre, quindi da agosto ad ottobre arriva un huge update: issue 3 boards, production status, games apps, specie documentary, find and Mia games, and a farewell to Sir Clive. Questa volta l'aggiornamento purtroppo arriva con la notizia della morte di Sir Clive, quindi è un aggiornamento obbligatorio da parte del team, ma molto molto in là, come vediamo da agosto a ottobre. Vengono ringraziati giustamente i backers, che ovviamente capiscono e supportano il team durante tutte le fasi di sviluppo, e questa sarà la forza poi del progetto Next, perché chiaramente siamo oltre, molto ben oltre la data di consegna del computer. Ci troviamo in questo momento nell'ottobre 2021, mancheranno ancora, non lo sanno, ma mancheranno ancora 2 anni per averlo. Vengono preparate le nuove motherboard issue 2E e l'ispezione e i test di tutti gli altri chip. Come vediamo, la 2E viene rilasciata con alcuni grossi cambiamenti e pronta per i prossimi test. Come dicevo, ogni volta che una motherboard veniva preparata andava inviata al team di sviluppo per poter ritestare da capo tutto quanto. La Next Keyboards viene considerata pronta e in via di produzione, quindi anche ovviamente al di là dello shortage dei components si cerca di mandare avanti la produzione delle tastiere, cosa che non avverrà, e vengono riesumati i molding. Questo è il molding in metallo che serve per il printing delle plastiche, che vedremo poi nel Next Case, questa è la parte sottostante. Infatti vengono ispezionati e ricontrollati prima dello stampo delle 6.000 unità ordinate. Viene fatto un recap di tutti i cambiamenti che sono stati evidenziati dalla 2C alla 2E. In questo caso i condensatori dell'HDMI sono stati sostituiti con dei componenti SMD, come vediamo. Questi erano i vecchi condensatori. La resistenza R50 appunto ha subito un cambiamento vicino alla parte del wifi. Vengono testati anche i booting impropri e oltre ovviamente al compliance IMC, che è quello delle frequenze a cui facevo riferimento prima, che va mantenuto sotto un certo standard. Viene preparato Treasure Hunters, come vediamo, eccolo qui, che anche questo da team di sviluppo russi. È possibile scaricarlo in versione demo, quindi provarlo, oppure acquistarlo come anche altri giochi, ma pagando purtroppo questa volta attraverso sistemi non europei, non riconosciuti, quindi diventa un po' complicato da lasciare il nostro, diciamo, la nostra carta di credito Visa a un robocassa che non conosciamo, quindi diventa rischioso acquistare su questi siti.
Viene annunciato Melchior Mansion, questa volta per PC, anche se la grafica è molto molto vicina a quella del Next. Speriamo in un porting del Next molto presto, perché è bellissimo. Questo tipo di sistema verrà poi utilizzato nel prossimo Head Over Heels, che vedremo più avanti. Comunque Melchior Mansion è scaricabile e giocabile direttamente dal sito di itch.io, come vediamo, per Windows, Linux e Mac. Rusty Pixel prepara un altro demo, questa volta di Crowley, un platform game molto divertente, una nuova avventura testuale per Golden Seas e l'annuncio del Rubber Key Wonder, un documentario bellissimo che ho visto in anteprima a Kenilworth lo scorso novembre e che appunto verrà rilasciato presto. In questo momento è un Kickstarter, i backers possono accedere a parti del video, quindi guardarlo quasi interamente, mentre per tutti gli altri dovrete attendere che verrà appunto rilasciato in versione Blu-ray o download. Durante le fasi di testing viene poi svelato un MIA del 1983, appunto, che si chiama Trax, da parte di Tim, che vedremo poi magari in un video insieme intervistato di Guildsoft. E ovviamente il ricordo di Sir Clive, morto il 16 settembre 2021, una grandissima perdita. Avremmo voluto vederlo ancora in video, soprattutto discutere della nuova evoluzione dello Spectrum Next. Nel novembre 2021 viene aggiornato ancora il sito del Kickstarter relativo a Rubber Key Wonder, il documentario, per poter appunto proseguire nella campagna e aggiungere appunto finanziamenti a questo progetto che, vi ripeto, è bellissimo. Non è stato ancora rilasciato perché stanno cercando di risolvere dei problemi di copyright con delle immagini della BBC che sono all'interno di questo documentario. Nel gennaio 2022 gli incubi si fanno realtà. Le 5830 FPGA non sono più disponibili. I talked about the campaign, the successful campaign, the first K1. That was also problems encountered in the second campaign, in K2, when everything seems to be going well, but you were forced with enormous challenges only the passion could overcome. Famous last words, what could possibly go wrong, right? So we spent so much time and so many delays on Kickstarter one fixing problems, from kind of molding to sourcing different parts for the board, for keyboard layout and keyboard design, where we had to add extra lanes for the keyboard for the special keys and so on. Each one of those was a big challenge, right? And even navigating small things like crowdfunding stated that it wasn't subject to VAT, and in Germany, in the UK, there were exceptions. And there's a lot of things that we are facing with the first time around. But we faced with those things, we found solutions for all of it. So we thought we'd just repeat that. And then we were facing with a pandemic and shortage of parts and FPGAs not being produced anymore. Especially about the FPGAs, there were moments of panic in K2, right? It all started when the China say that they would not send back other FPGAs. What did you think at the time? the first thing is you stop and cry a bit, and then you collect yourself and forge ahead. We spent a lot of time and money redesigning the original board to be fully compatible, not just compatible, but also behave well with radio frequencies and things like that, right? Ooh. There was a lot of money and time with a good design electronic bureau in the UK to reshape the entire board to be super like a EC, UKCA, FCC, and all those things. It was taken into labs to test radioactive radiation for RF out. So all of this was done. And then we can't use that chip anymore because it doesn't, there's no idea, Xilinx wasn't delivering them anymore. Because you test a different kind of FPGAs. Yeah, it was Xilinx Spartan 6, right? Yeah. It's a very specific
FPGA, and usually in electronics, when a part is about to phase out, they give what we call end of life notice, which is usually 2 to 3 years notice, right? In this case, there was none. It was just, it's not here anymore. So not only we have to redesign the entire board with a new FPGA, which is bigger, more expensive, and would have a 52-week To try to timeline repay. anyway to be delivered regardless. The team had to go back and start working on the firmware because it's a different FPGA. So we have to rework the entire firmware as well for the first time using a different IDE, a different thing. So people like Alan and team, etc., these guys made a Herculean effort to do all of this. And the rest of the team, another Herculean effort to test it, right? Phoebus, Mike, DRAM ROM, and all the other super amazing people who came to help us as I put the board through its paces. Perché fino a quel momento, quindi dalla release 0 fino alla 2B, furono utilizzate le CPU Spartan 6 della Xilinx, come vediamo. Nonostante le riserve messe da parte e gli ordini già effettuati, la Xilinx vende le scorte promesse al team di sviluppo ad un altro acquirente, perché comunque i chip che prima costavano 10 dollari adesso costano 170 e i cinesi non si sono lasciati sfuggire l'occasione di venderli a 17 volte tanto e non rispettare gli accordi con il team di sviluppo del Next, diciamo una pratica molto spesso utilizzata, anche perché chi è che poi intenta una causa con un fabbricante cinese all'estero? Nessuno, quindi ogni volta che questo tipo di business viene messo in atto ci si ritrova spesso in problemi estremamente seri, quindi è molto difficile poi fare business a questi livelli se non si è un'enorme compagnia come la Apple. E qui, in una scusa abbastanza brutta, dove si parla di difficult decision to prioritize supply, quindi scegliere a chi vendere, quindi non rispettando gli accordi, tutti gli Spartan 6 vengono ceduti ad altri clienti, senza comunque non aggiungere il dato fondamentale che la Xilinx verrà comunque venduta alla AMD e quindi non sarà mai più in grado di produrli. Quindi in questo caso non viene neanche detta questa, diciamo, informazione fondamentale. Questo comportò uno dei problemi più grandi in assoluto e ovviamente fece quasi svenire Enrique, che ce lo dice di persona, perché appunto tutte le motherboard che erano state fino a quel momento preparate, testate, ritestate, riaggiornate, diventano incredibilmente inutili. L'opzione più plausibile, ed è quella che viene qui elencata, è quella di sostituire lo Xilinx con un altro tipo di processore, l'RTX 7 o l'Altera Cyclone 10, perché appunto lo Spartan non era più disponibile. Ovviamente l'RTX 7 è molto più costoso rispetto allo Spartan 6, quindi chiaramente questo costringerà non soltanto ad un dispendio maggiore nell'investimento dell'RTX, ma anche a un cospicuo lavoro di risviluppo e ricostruzione di tutta la motherboard. È come ricominciare da zero mentre ci si trova a metà del progetto. Qui ci viene posto appunto in pratica che cosa accadrà. Come vediamo, la produzione soltanto dell'RTX sale a 39 dollari l'uno, che rispetto ai 10 che erano previsti per lo Spartan 6, ma comunque non sono i 170 dello Spartan 6 in offerta, ma comunque va riscritto il firmware di tutte le macchine da capo. Questo comporterà ovviamente un lunghissimo tempo di sviluppo che non era stato assolutamente previsto. Ovviamente i backers vengono messi a conoscenza di questo mentre già si stanno facendo dei test sull'RTX 7, quindi era già in previsione questo tipo di cambiamento, ma vengono comunque assicurate qui almeno nel next shipping approssimativamente dalle 39 alle 65 settimane di ritardo. Quindi si parla più di un anno di ritardo in maniera abbastanza consistente. Nel frattempo cercano in qualche modo di recuperare degli Spartan 6 in stock, ma non ci riusciranno.
mentre viene annunciato appunto poi lo shipping plan per tranquillizzare almeno un po' i backers. Quindi gli utenti inglesi riceveranno direttamente dalla Logistic Asia, direttamente in Inghilterra, per gli utenti europei verranno spediti dall'Asia verso la Germania, porti più sicuri per l'importazione europea, e per il resto del mondo verranno spediti direttamente dalla Cina direttamente al backers. Nel momento in cui vedrete il video, quasi tutti hanno ricevuto il Kickstarter 2 senza problemi. Viene annunciato un nuovo texture adventure game, il Golden Seas. Hibernated One Director's Cut è stato rilasciato, come vediamo, quindi possiamo poi accedere al gioco direttamente da qui. Quindi ricordo che questi giochi potevano essere utilizzati anche con l'emulatore del Next, quindi C-Spect in quel caso, o Zesarux. Viene preparato il Next Assembly Developer Book, che ho acquistato e che è possibile poi anche scaricare in versione PDF per chi vuole intraprendere ha voglia di programmare in Assembler, e viene rilasciata la prima versione da Manuel Fernandez Higueras di Bomb Jack, fantastico gioco per il Next in Boreal Basic. Il Next ZXDB subisce ancora un ulteriore aggiornamento, questa volta più veloce, più rapido, migliore compatibilità col sistema HTTP, insomma un aggiornamento più consistente appunto riguardo il Next Navigation. Mentre Delta Shadows, sempre appunto della Sync Layer, viene rilasciato nella versione Guns and Gears. Come dicevo, purtroppo non sono più disponibili all'acquisto questo genere di software, perché appunto sviluppati da il team di sviluppo russo, quindi impossibile da utilizzare in questo momento. Con tutta questa serie di problemi vengono comunque riportati i successivi sviluppi. Il team in questo caso rimane fedele, rimaniamo tutti fedeli al progetto, quindi nessuno abbandona il team nel momento peggiore in assoluto, supportandolo anche, vedete uno dei miei commenti riguardo appunto le acquisizioni di Xilinx e ciò che riguarda appunto il supporto poi degli altri utenti, che comunque ringraziano il team di sviluppo per il continuo supporto al progetto, che proprio grazie agli utenti appunto arriverà a fine, altrimenti sarebbe morto qui in questo momento se tutti avessero richiesto il rimborso dei 325 pound spesi per il Next. This was a very huge passion behind the project by the not only the money. So this is the challenge was this one. Yeah, everybody who is involved in the project somehow is a Spectrum fan, right? And they love the Spectrum for what it is. So that's the secret power that we have. We don't have employees. We only have people who love the thing. So we will go to great lengths to solve problems and get things done. Nell'aprile 2022 si arriva ad una decisione abbastanza importante. Riguardo l'FPGA si decide di abbandonare definitivamente lo Spartan 6 e di iniziare a migrare tutta la scheda madre sul modello RTX 7. In questo modo sono riusciti ad ordinare tutte 5900 le RTX 7, ovviamente più costose, che servivano al progetto del Next e che troviamo all'interno del nostro Kickstarter 2, con una previsione di 65 settimane per la creazione, 57 dal momento in cui appunto sta scrivendo Enrique, quindi un anno ancora di attesa soltanto per avere le nuove RTX 7, che questa volta ha richiesto una certificazione per l'order, un no cancellation, no refund, molto molto rischioso, una policy rischiosa, e che ovviamente costringe il team di sviluppo a pagare in anticipo rispetto alla consegna, sempre parlando con un'azienda che li ha poco fa silurati, ma come dice Enrico è ciò che accade nel mondo degli affari in quel momento nell'industria elettronica. Quindi lavorare soltanto sul pagato in anticipo, assumendosi ovviamente tutti i rischi,
Parallelamente, il manufacturer, quindi la fabbrica partner del team, sta lavorando alle motherboard che appunto ospiteranno l'Arctic 7. Come vediamo, questa è la motherboard ridisegnata per poter ospitare l'Arctic 7 qui all'interno e che comunque richiederà un 4-6 settimane di sviluppo e creazione, quindi dello stampo. Perché comunque erano ancora momenti in cui si chiudevano le fabbriche per Covid a Shenzhen in Cina e che verrà appunto spedita il 10 aprile al team per i testing. Il firmware ovviamente è stato riscritto da capo, da zero, per lavorare con questa nuova FPGA e qui dobbiamo veramente ringraziare tutti Allen Albright per questo splendido lavoro. Qui vediamo i componenti separati, la scheda e i processori. E l'aggiornamento appunto del sistema di lavorazione. In questo caso lo shipping date viene appunto portato in avanti con un'approssimazione abbastanza precisa di giugno 2023, quindi 65, le 65 settimane di cui parlavamo prima. Quindi tutti noi backers ci mettemmo l'anima in pace attendendo questa fatidica data del giugno 2023 come shipping date di questo nuovo processo. Enrique ovviamente si scusa, anche se non è colpa sua, di questa situazione, ma appunto è dipesa dalla shortage components asiatica. Il NextOS viene aggiornato nuovamente alla 2.07, è stato appunto ridisegnato il menu system, il color schemes adesso è customizzabile, e il syntax highlighting che abbiamo visto nel Next Basic, l'Enhanced Browser, insomma tutta la parte dell'OS è stata completamente riscritta e sistemata rispetto alla precedente. Vi ricordo che poi tutti questi cambiamenti andavano fatti e preparati prima della stampa delle SD card che abbiamo poi trovato all'interno del Next. E qui dobbiamo ringraziare Gary Lancaster appunto per questo lavoro splendido relativo appunto all'utilizzo del Basic, alla scrittura del Next Basic. E come dicevo, Allen Albright riguardante il core, lo sviluppo del core del sistema Next. Vi consiglio di leggere tutto ciò che è stato implementato. Come vediamo, è un lungo racconto su proprio la parte tecnica di come è stato implementato il sistema. Viene rilasciato TX1696, l'emulazione veramente fatta bene di R-Type per ZX Spectrum Next, che troviamo all'interno del Kickstarter 2. E che possiamo appunto anche preordinare dalla Lucky Red Fish. Sun Team si preoccupa di raccogliere sempre su itch.io le nuove produzioni del Next, quindi Nexter, che è una specie di magazine appunto relativo al Next, e altri giochi come Eldritch Force, eccetera, eccetera. Nexter ovviamente è un magazine, una specie di raccolta di giochi per il Next Basic, veramente molto bello. E ovviamente anche lo sviluppo della Nexto che abbiamo poi visto aggiornato continuamente fino alla 1.4.5 con l'aggiornamento, con l'arrivo appunto di nuove feature sull'Arranger, la Instrument Patch, Spiano Roll, che comunque in stile, no? In stile DAW moderna, Sound FX, Quality of Life, eccetera, eccetera. Melchior Mansion, come vediamo, la proposta in stile ATIC-ATAC ridisegnata. È in procinto di trasformarsi appunto in una versione next, non è ancora disponibile. Vradax Revenge, che vediamo qua sotto, creata appunto dal Sunset Crew, che non è più disponibile purtroppo. E la preparazione di Wolfenstein 3D per il next, quindi anche Mike Daly qui dimostra un recasting di tutto quanto il gioco, speriamo arrivi presto anche sul Next disponibile. E lo ZX Harrier, la nuova versione di Harrier per il Next, questa volta portato da una versione precedente del Amstrad PCPC. Nel Next OS troviamo anche una versione del Z Machine, un interprete per lo ZX Spectrum Next relativo allo ZVM. E ovviamente anche Frogger, che possiamo ora scaricare dal sito di Rusty Pixel, che è quello che trovavamo nei tutorial di Jim Bagley all'interno di un sistema chiamato Rusty Arcade Machine. Next DAW invece, che rispetto a Next DAW
del musicale, NextDOS è un'interfaccia grafica per il Next da utilizzare con il mouse, molto molto bella tra l'altro. Possiamo accedere a questo progetto direttamente dal sito, quindi vi consiglio di seguirlo perché comunque ci sono tantissime anche lezioni sulla stesura dei giochi con il Next. Come vediamo, l'universo si espande in maniera sistematica durante le fasi di sviluppo, e questa è una delle cose più entusiasmanti che ha mantenuto vivo l'interesse della comunità e dei backers verso lo Spectrum Next. La Level 9 crea una compilation di tutte le sue avventure grafiche e possiamo scaricarla interamente da GitHub in questo caso. Golden Seas arriva al rilascio, come anche Dooji Do, che appunto troviamo nella nostra card. Space Invaders e l'aggiornamento anche di C-Spect, l'emulatore che integra adesso il NextOS all'interno. Altre dimostrazioni di player grafici per il Next, come vediamo è molto avanzato, ricorda molto da vicino l'Amiga come sistema. Il 23 aprile viene appunto annunciato il compleanno dello ZX Spectrum, quindi il 40esimo anniversario, e quindi anche il la nuova scheda motherboard issue 4 questa volta, che chiaramente qui si chiama 2H e che fa parte del primo testing delle schede con l'Artix 7 montato sopra, quindi la prima scheda con l'Artix finalmente installato è pronto e pronte per il testing con gli sviluppatori, quindi un altro stage di testing di qualche settimana prima di provvedere al rilascio del firmware e anche alla produzione vera e propria. Il 40esimo viene anche festeggiato all'interno di The Rubbercade Wonder, il documentario che abbiamo già appunto parlato precedentemente. Qui troviamo una piccola preview del documentario, bellissima da vedere tra l'altro, e ovviamente contiene anche all'interno tantissimi video appunto non ancora licenziati dalla BBC, ecco perché il ritardo, per arrivare a giugno 2022, dove appunto le motherboard iniziano a essere testate approfonditamente, quindi le vediamo già con all'interno installato il lettore SD, quindi sembra più una motherboard finale rispetto a quelle che avevamo visto in precedenza. Quindi il test dell'FPGA e l'installazione all'interno dei vecchi case per vedere il funzionamento. Qui abbiamo una foto di famiglia di tutte le schede che sono state testate fino a quel momento e appunto anche l'installazione. Come vi ricordo, fino in questo momento soltanto le tastiere e gli alimentatori e le SD card erano state effettivamente preparate. Questo è un racconto poi da parte di Mike sul molding, quindi sulle modifiche fatte poi al case dello Spectrum Next, e viene aggiornato anche finalmente il manuale. Questa volta Phobos Docus provvede a riscriverlo completamente da zero, un grandissimo regalo a mio avviso agli utenti del Kickstarter 2, ed è interamente a colori rispetto a prima che era ovviamente in bianco e nero. Sarà più costoso, ma effettivamente dà valore a tutto il progetto in maniera sistematica. Viene rilasciato Dot Jam, un altro gioco come Magnetic Scroll, che è una compilation di altri giochi appunto di White Wong. Come vediamo, questi possono essere poi anche ordinati direttamente dal sito. Bomb Jack raggiunge uno stato di sviluppo più consistente, come anche il Next Sync, che è un tool estremamente utile per poter copiare i file da un Next all'altro via Wi-Fi, ed è una cosa fantastica, quindi con una specie di Bluetooth integrato che ci permette appunto di passare files da un Next all'altro in una rete appunto Wi-Fi. Dal forum di Next, dello Spectrum Next, possiamo scaricare il nostro Next Sync, è ora arrivato alla versione che appunto possiamo seguire nel thread, e quindi ci permette poi di scaricare le varie versioni successive rispetto a quella iniziale annunciata nel Kickstarter che vediamo qua. ZX Harrier arriva ad una release ufficiale
come anche lo C-Spect Spectrum Next Emulator pronto per i nostri computers. In questo caso C-Spect, eccolo qui, possiamo scaricarlo tranquillamente in maniera gratuita o offrendo $2 allo sviluppatore. Insomma, è una cosa che a mio avviso va fatta per la qualità del software mostrato. Vi ricordo anche di seguire Mike Daly nel suo sviluppo. Scarichiamolo. Viene fatto un riassunto di tutte le puntate precedenti sul coding insieme a Jim Bagley, un altro recap del nostro documentario dove troviamo anche Federico Faggin in questo caso, e alcuni disegni di Phil Candy relativi alla creazione dello Spectrum. Un documentario veramente molto bello. Vediamo Cookie Eggs per il Next, altre interviste agli sviluppatori sia dell'hardware sia software e tanto altro ancora. Vi consiglio comunque, se non l'avete fatto, di andare sul Kickstarter e provvedere magari attraverso il sito ad acquistare una versione appunto Blu-ray in pre-order del film, perché è veramente, vale veramente la pena. Chi vuole poi può acquistare anche la versione più estesa e piena di gadget, oltre ai poster, come vediamo, del film. Arriviamo a luglio 2022, quindi in piena testing, in piena fase di testing, come appunto vengono preparate le motherboard e testate e comparate per poter assicurare una completa compatibilità tra Kickstarter issue 1 e 2. Questo ovviamente tra tutte le motherboard, in maniera che i software possano essere poi interscambiati tra le motherboard senza alcun tipo di problema. Vediamo il nuovo Crystal Design, sempre in Next Basic, scaricabile sempre qui da itch.io. Possiamo scaricarlo o offrire appunto un panino allo sviluppatore. Il Nexter, che contiene appunto i vari giochini di cui abbiamo visto, e l'arrivo di Showell Adventure di Pat Morita, che ho acquistato in versione completa, quindi non dal Kickstarter, l'ho preso direttamente dal sito di Pat Morita. Una versione molto bella, con una confezione molto grande. L'annuncio del Play Expo Blackpool e il primo Crash Live Event nel 2022, a cui non ho partecipato perché appunto sono andato al secondo del 2023. Per gli amanti dello Spectrum è un evento bellissimo, si svolge in Inghilterra una volta l'anno, in genere a novembre. Vi consiglio di prenotarvi prima per accedere appunto in maniera molto più economica a questo evento. Viene annunciato il 40 Best Machine Code Routines per lo Spectrum, che ho ricevuto in questi giorni, quindi siamo a gennaio, e questo era stato annunciato, come dicevo, ad agosto del 2022. Alcune altre Adventure Games update, come vediamo, il RAMS di Rusty Pixel, che abbiamo già visto prima, la versione 1.0 del NextSeed, che possiamo scaricare poi da qui, la fine della campagna di Showell Adventure e i primi esperimenti di stampa via Wi-Fi dal nostro Next. Questa è una delle cose veramente fighe che possiamo fare, grazie proprio al modulo Wi-Fi. Qui abbiamo un fan art mecha, un robot in formato Next, sfruttando i pezzi del Next, come vediamo. Il primo Next Racing dall'alto, quindi sempre in Next Basic, e l'annuncio della scomparsa di Oliver Frey. Io purtroppo contattai Oliver per poter avere la copertina del libro, però comunque Luca Papeo è riuscito nell'impresa di creare un'emulazione perfetta dello stile di Oliver, che ringrazio ancora. Arriviamo a settembre 2022, appunto, dove si parla di Next Chat, un multiplayer game, quindi in stile, che porterà appunto alla creazione di multiplayer games. In questo caso possiamo già da Jim Bagley scaricare la chat da utilizzare all'interno del Next, che ci connette ad un server appunto dedicato al playing. Qui si parla ancora del Play Expo Blackpool, della versione nuova di Back in the Space che troviamo all'interno della nostra SD card, bellissimo tra l'altro, un'evoluzione di Jetpack molto molto gradevole, e l'annuncio della nuova release del nuovo distro, quindi l'aggiornamento del sistema operativo del Next. Vi ricordo che ogni volta che esce un aggiornamento è possibile scaricarlo dalla pagina diretta
del Sinclair Next. Attenzione, per chi ha il Kickstarter 2, in questo momento non scaricate l'aggiornamento software né aggiornate il sistema, perché stanno in preparazione nuovi aggiornamenti appositamente creati per il Kickstarter 2. L'aggiornamento che è uscito in questi giorni serve esclusivamente al Kickstarter 1 e agli NGO, quindi gli emulatori del Next. La preparazione di Next Elite, sempre di Richard Alford, come vediamo. Alien Alienation, che è bellissimo, un Joker fantastico, in questo caso vale la pena scaricarlo e provarlo. Lo Spectrum Next Video Player, e incredibilmente possiamo lavorare dei video e quindi anche caricare dei video all'interno del Next con una risoluzione di 320x240 con 16 frame al secondo e 256 colori, con un audio a stereo a 15 kHz 8 bit ovviamente. Abbiamo a disposizione comunque un video sperimentare questo sistema. Passiamo ad ottobre 2022, dove appunto viene appunto presentato al team un aggiornamento relativo al periodo di Halloween. In questo modo vengono aggiornati un remake di Attic Attack veramente molto bello, Beggar in the Space viene terminato come vediamo, e creati nuovi giochi come Arma Force, un mod player appunto per poter suonare sia i mod, le musiche del SID in questo caso, e ovviamente anche quelle dell'Amiga, un altro aggiornamento distro, il Crash Live Event 2022 e la prima demo visibile di Target Renegade della Wasp, come vediamo, che non è stato ancora rilasciato mentre stavano lavorando appunto a Way of the Exploding Fist, Night Night, che troviamo all'interno della SD card, bellissimo gioco platform molto divertente, e Attic Attack appunto in versione tridimensionale scaricabile gratuitamente. Oltre a Vradax Revenge che abbiamo visto qui, mentre appunto tutto il team proseguiva nello sviluppo delle nuove motherboard con Arctic 7. Arriviamo a dicembre 2022, dove Sanchez Crew appunto organizza lo zxonline.net, purtroppo sito non più utilizzabile. Qui troviamo Alien Neoplasma, bellissimo gioco fantastico per il Next, possiamo scaricarlo direttamente gratuitamente oppure acquistare una versione fisica, ma come dicevo il problema adesso è acquistarle dalla Russia, quindi è possibile procedere oltre, ma vale la pena insomma giocarci. Sempre a dicembre gli auguri di Natale da parte di Enrique, il programma con le Arctic 7 prosegue molto bene, si prevede quindi la spedizione per giugno 2023 come era stato preventivamente fatto. Nexter arriva alla issue 3 con altri giochini e arriva anche sul mercato Tengu, un gioco appunto da tavolo sempre della Cavern Games, quelli che produssero appunto Bikers. Qui si parla del Crash Live 2022 con gli ospiti che arriveranno poi all'evento. Enrique alle prese con lo Z88 della Sinclair, con foto di gruppo dove vediamo appunto alcuni dei miei amici, tra cui Enrique, Gil, Phoebus e Simon Butler e tanti altri. Il rilascio di TX 1696, ancora foto dell'evento. Il Richard Zerman's Next Guide, una specie di prompting GDE per il Next, quindi che si carica all'interno del Next, una specie di archivio, ecco, di file. La preparazione di un retro wireless, un sistema wireless di caricamento verso il wireless del Next, questa volta in formato cassette, veramente molto divertente. Il rilascio del nuovo C-Spect, come vediamo. Il Crestile Design, quindi il tool per il design dei pixel, molto utile per chi desidera proprio iniziare la creazione di giochi, scaricabile sempre da itch.io, che abbiamo visto sempre appunto gratis offrendo una birra o un panino al nostro programmatore preferito. Trainyard Express, Lost Temple, come vediamo nuovi giochi in via di sviluppo sempre da parte di Pat Morita questa volta. Qui sul Pat Morita Shop possiamo acquistare appunto i giochi per il Next, in questo caso Shovel a 20 euro e Lost Temples a 20 euro. Per rivederci direttamente a marzo 2023, quindi si salta da dicembre a marzo, un grosso salto in avanti, e questa volta l'aggiornamento non è di Enrique ma di Michael, che appunto ci parla del Manufacturing Progress, questa volta appunto rimangono fermi con lo shipping al quarter 3, quindi quello di giugno, con appunto le Arctic 7 appena montate e in fase di sviluppo. Come dicevo, la Xilinx viene acquisita da AMD, vengono testati tutti gli altri componenti e ovviamente
si cerca di non avere più questo messaggio di tape loading error 01 che troviamo poi sulla scatola del Next, quindi evidentemente deve essere stato un incubo risolverlo da parte di Allen. Qui viene mostrato il prototipo della scheda definitiva, la issue 4 appunto, e vengono appunto dimostrati ed annunciati gli aggiornamenti anche dei giochi, quindi in questo caso Shovel Adventure, Dream World Poggi, Gerrit, che è appunto un tool di download direttamente all'interno del Next. Qui c'è una preview del software, la competition del TX1696, il Next Launcher aggiornato questa volta per avere dei menu diversi, a mio avviso non più belli di quelli originali, quindi avrebbero potuto fare un lavoro migliore rispetto al design. Il bellissimo Tape to Tap, questo è uno dei miei software preferiti, che permette appunto di trasformare il file audio direttamente in Tap o TZX direttamente dalla cassetta. Questo è un tool super super utile, vi consiglio di scaricarlo e utilizzarlo sempre per poter appunto riuscire ad avere le cassette trasformate direttamente in tap all'interno dello ZX. Possiamo poi comunque trasformare in tap qualunque cosa attraverso il pulsante NMI appunto residente all'interno del Next. Una nuova release di G-Spect e formalmente si passa al prossimo update, questa volta ad aprile 2023, dove appunto Rubber Cave Wonder viene aggiornato in un pacchetto 40th edition molto costoso, tra l'altro io non l'ho acquistato, dove ci sono appunto tanti gadget all'interno ma nulla di più rispetto a cosa effettivamente dà il film, cioè parliamo comunque di un'offerta di 159 sterline che comunque non è poco per un DVD e che serve ovviamente a pagare le licenze del resto del film. Quindi un modo ottimale per poter guadagnare qualche soldo ed investire poi nel licensing del film. Ad aprile 2023 sono tutti pronti per partire per la produzione delle nuove motherboard con l'Arctic 7, come vi dicevo. Questo vuol dire che appunto la seconda parte di giugno viene prevista come shipping date. Qui siamo a aprile, quindi chiaramente la produzione delle schede poi verranno assemblate direttamente in Cina e partiranno insieme a tutti i pezzi che erano già stati pronti e preparati. Il packaging viene terminato e tenuto nascosto fino alla fine, perché comunque è un nuovissimo e grandissimo improvement rispetto al packaging passato, come abbiamo visto, e come vediamo sono tutti belli fiduciosi e contenti di proseguire nello sviluppo. È passato l'incubo maggiore delle FPGA, ci troviamo finalmente a giugno 2023 con le schede appena terminate, quindi leggero ritardo accumulato questa volta dalla produzione dei PCB, quindi dobbiamo attendere poi che verranno distribuiti in XPI 2 e la stampa dell'SD card, come vediamo attraverso queste macchine di copia, programmatori delle EEPROM, ma non sono sicuro, sì esattamente, dell'FPGA, il manuale che era stato preparato appunto, e annunciano chiaramente l'assemblaggio finalmente dei PCB e delle plastiche che in questo momento stanno sotto ispezione da parte di Phil Candy, quindi nuovo testing anche delle macchine. Questo è il tester che troviamo all'interno del Next, possiamo lanciarlo e provarlo, molto carino. Finalmente si inizia a vedere la luce e quindi si prevede lo shipping molto molto presto. A luglio 2023 ancora non sono stati spediti e questa volta il problema sembra risiedere nella testing post assemblaggio dei PCB, quindi vengono ritestati nuovamente tutti i PCB prima di entrare nel molding, quindi nella scheda, quindi prima di essere inseriti all'interno della tastiera. Qui vediamo le fasi di assemblaggio con dei video riguardanti appunto l'assemblaggio delle motherboards, che vediamo già tutte belle impilate e pronte, e il molding dei case. Questo creerà un altro problema che vedremo tra poco. Quindi questa è la stampa del molding, oltre ovviamente all'annuncio del film che finalmente è in preparazione, pronto per l'uscita. So there were also other problems with the plastics. In the end. Yes, in the end. The company who we made the plastics with is an American company, but their plant is in China. All of a sudden,
when you started to do the tests for the second batch, they were not coming back very good. And we started to ask why, and we received this message saying, oh, the molds have not been well kept and we will have to do them again. I said, this is really odd. So we took that opportunity to redo the molds with the same company that was producing the electronics, the packaging, and testing everything. So we basically consolidated everything but the keyboard on a single company now. And we have to go through the whole process again of testing the plastic, adjusting it many times. And it is always a compromise exercise, right? You fix something, something else will break, and you fix that other thing, another thing will break. And at some point, you have to say, this is good enough. It will never be perfect, unfortunately. But Phil Candy from Dickinson Associates, he's carrying the Rick Dickinson mark of Ricky, quality, right? I think I think Rick will be very proud of this. Yeah, one of the saddest things that Rick never saw the whole project finished, right? He never had a fully functioning Touched, ZX Spectrum NEX in his hands. La fine è quasi vicina, come vediamo. Qui ad agosto ci troviamo di fronte ad un altro problema che parla appunto del molding, quello di cui parlavamo prima. Tutto pronto, eccetto le scatole, eccetto i case dello Spectrum Next. Infatti, i molding vecchi avevano subito delle malformazioni dovute forse alla temperatura e non erano più in grado di stampare correttamente il case del Next senza avere difetti. Questo comporterà da parte di Enrique la scelta di sostituire il partner che stava stampando i case con un altro direttamente in Cina, quindi la stessa fabbrica che poi si è occupata dell'assemblaggio delle motherboard, e quindi per accelerare ancora i tempi di consegna. Questa volta il timeline viene shiftato di 3 settimane rispetto a quello stimato, e possibilmente con una shipping date ottobre-novembre. Come vedremo poi non verrà rispettata neanche questa data, ma comunque proprio a causa del molding dei case, oltre a alcuni problemi dell'HDMI timings che verranno poi risolti gradualmente da Allen Albright. Qui si parla proprio del timing dell'HDMI, appunto, relativo ai vari dispositivi che appunto alloggiano i legacy video standard. Vi ricordo che l'HDMI del Next è più basso come risoluzione rispetto a quello standard 1080. Infatti non è compatibile completamente con tutti i monitor HDMI, bisogna fare dei test e nel caso utilizzare soltanto l'uscita RGB. Qui c'è una lunga spiegazione sul problema dell'HDMI. ATK viene rilasciato per il Next, questa volta è gratuito, lo possiamo scaricare da itch.io, bellissimo remake tridimensionale, fantastico, oltre ad altri software in BASIC, come esempio DuckDuckGuck, da Iragus, Bangerz Acid Trip e Nextplane MIDI Files. Questa volta Jerry Compa ha lavorato appunto al MIDI File Player per lo Spectrum Next. Possiamo scaricarlo ai MID direttamente qui o lo troviamo all'interno della nostra card SD comunque. E quindi back to the case, siamo in attesa appunto del nuovo molding per lo Spectrum Next, ma comunque vediamo una luce in fondo al tunnel e Enrique è molto più rilassato. Questa volta l'ultimo update, uno degli ultimi update viene affidato a Michael Cadwalader, che appunto ci riaggiorna riguardo al production update riguardante appunto il problema dei case di cui parlavamo prima. Ringrazia per la pazienza e si presenta il nuovo Crash Live 2023 a cui ho partecipato questa volta il 18 novembre scorso insieme a tutti appunto i miei vecchi amici della Sinclair. Ottobre 2023 finalmente tutto pronto per la produzione, quindi per l'assemblaggio e la spedizione. Enrique ci aggiorna passo passo di ogni momento di assemblaggio proprio per rendere il momento più topico, perché comunque la fatica per arrivare fino a questa scatola marrone è stata enorme. E si annuncia anche il progress della versione di Head Over Heels per ZX Spectrum Next. Purtroppo non verrà realizzata come previsto da Jim Bagley, ma da un altro team di sviluppo. Spero di potervelo mostrare presto perché, anche se annunciato all'interno della scatola, non è stato ancora rilasciato, verrà rilasciato gratuitamente per tutti gli utenti del Kickstarter 2. Spero di avere un'anteprima presto e mostrarvela.
Viene poi annunciato anche Beam Brothers, che possiamo appunto scaricare sempre da itch.io, come vediamo, un altro platform molto carino. Matteo Vitturi rilascia un primo .com and version per vFort, per il Next, perché appunto chi ha familiarità con il Fort, vi ricordo che è un linguaggio di programmazione molto utilizzato in campo scientifico, possiamo scaricarlo qui direttamente, e l'USB MIDI 2 PS2, non vedo l'ora di averla tra le mani perché è un'interfaccia MIDI compatibile con NextDAW ed utilizzabile con le tastiere USB ed è un convertitore appunto USB to PS2 per lo Spectrum Next. Al momento non è ancora disponibile, spero che lo sia presto per poterlo acquistare. Ho già fatto richiesta diverse volte, spero che lo facciano. E l'arrivo anche del Next Sci o Next Asci, che era un programma per C64 sviluppato dal nostro amico Carlo Sant'Agostino, ora trasportato da David Sefier direttamente anche sullo Spectrum Next. Possiamo scaricarlo qui dall'app download direttamente. Meteor X in sviluppo, questo anche non è stato ancora rilasciato, e appunto l'annuncio del Crash Live a cui poi andremo tutti quanti a vedere appunto in anteprima il Next. Enrique, a ottobre, ci mostra gli imballaggi di tutti i Next pronti per la spedizione verso l'Europa. E quindi qui rimanemmo tutti in attesa come falchi per vedere le prime consegne di questi container direttamente in Europa. Per fortuna sono arrivati sani e salvi. Era una di quelle cose che temevamo in maniera particolare, perché visti i precedenti non abbiamo dato nulla per scontato. Per arrivare a novembre 2023, it's now or never, last 24 hour to update your address. Quindi qui a novembre noi abbiamo dovuto aggiornare e confermare gli indirizzi per la spedizione del Next. Quindi chi non l'ha ancora ricevuto, controllate o scrivete ad Enrique perché è necessario aggiornare assolutamente l'indirizzo della spedizione prima di riceverlo, altrimenti non verrà spedito, rimarrà nei magazzini. Quindi attenzione a questo piccolo fattore. Gracious Film ci rilascia ancora dei piccoli shorts derivati da Rubber Cake Wonder per poterli guardare, ovviamente destinato ai backers. E finalmente con dicembre 2023 arriviamo all'arrivo dei container in Europa. Siamo tutti felici, contenti che siano arrivati. La spedizione verrà affidata a BRT Bartolini, che farà diversi casini, quindi non sarà semplice poi riceverlo a casa. Ho dovuto io stesso telefonare e rompere le scatole insistentemente per averlo prima di Natale, perché era fermo non si sa dove, ma comunque finalmente è arrivato a destinazione. Il 14 dicembre, infatti, iniziano le spedizioni in UK e successivamente per il resto dell'Europa, in Asia, America e Oceania, invece partiranno direttamente dalla Cina. Io l'ho ricevuto il 21, mi sembra, dicembre, quindi qui c'è un aggiornamento del 20 dicembre riguardo UK e Europa. Infatti previsto ricevimento del 20 dicembre fu abbastanza rispettato. Così vediamo anche sono riuscito a metterlo sotto l'albero prima di tanti. E finalmente qui già il 23 abbiamo un 75% degli Spectrum consegnati, quindi attendiamo adesso che il 100% vengano rilasciati e consegnati a tutti i backers per assistere, come ha detto Enrique, ad un Kickstarter 3, perché le richieste del Next stanno salendo a dismisura e sembra il momento giusto per fornire nuovi clienti. Nel frattempo scarichiamo Christmas.next e giochiamo con il nostro Next per i prossimi giorni. Questo è l'ultimo aggiornamento. Aspettiamo una conferma nel 2024 della ricezione totale di tutte le macchine. So I believe at the end you can only write a book, a story about all the things. I'm pretty sure I could, but I would have to go back to my emails because I do a lot of effort to try to forget these things because otherwise I only think about the bad stuff, right? And now that is shipping and people are starting to post, thank you very much, it looks amazing, and so on. That is what we should revel on, right? That is what we should remember. So the wallet community seems more alive than even before.
So, and there Well, are there's certainly more people now than there was before. No, speaking about there are so many publishing initiatives and coming out, like my book or Crash Oh, Event, yes. where we met 2 weeks ago, and new software, new hardware. Would you have expected such success in the beginning? No, I could not expect it. I could only hope, but that would be a wild dream. Now there are almost 200 titles for the Spectrum Next, including apps and games. I have more than 30 boxed games for it. I would never dream that that would be the case. But here we are. It's lovely. And with this new batch of people coming into the community now owning Next, the expectation is that much more will be produced, both in books or hardware hacks or expansion boards, but particularly apps and games. Absolutely. So everyone is wondering if there will be a K3 now. There should be, because the amount of people who is waiting, asking for an X is now bigger than it was during between The K1, KS1 and yeah. KS2. And just for the angle of people who are putting effort into making games and writing books, etc., they benefit from a larger community. So we kind of feel we have to do something about this, right? And give back in that way. And hopefully this time it should be just we just do more of the same, because quite frankly there's now just two companies involved, right? It's the keyboard manufacturer and the case And the case. electronics, that everything else is on the same place. So it should be turnkey, but I will never say, because who knows, maybe another pandemic breaks or world war or whatever, knock No, on wood. Jesus. But yeah, it's life, isn't it? Yeah, absolutely. So thank you very much for staying on my channel, and I hope to meet next time in a Crash Live event. And Yeah, Crash Live is a great thing. I really enjoy the time there and meeting so many people who share the same passion. It's well organized, and it was a good place to meet, and it was very. great to see you there. Yeah, of course. So thank you very much for everything. Okay, And my pleasure. Anytime, Yuri. Take ciao care, ciao. bye. Spero che questa storia vi abbia divertito insieme ad Enrique. Speriamo di rivedervi anche appunto nel Kickstarter numero 3. Ci rivediamo sicuramente sulle pagine di Zap e Retrocomputer per quanto riguarda appunto le avventure e gli sviluppi del Next. Per il momento è tutto, ciao, a presto.